Ormai ci siamo, mancano meno di 24 ore all'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini. Lo storico palazzetto di Viale dei Partigiani, infatti, riaprirà finalmente le sue porte alle ore 18 del 29 febbraio in occasione del compleanno di Rossini. Oltre al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, al vice sindaco Daniele Vimini e l'assessore Riccardo Pozzi, saranno presenti anche il sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi e il presidente del gruppo Scavolini, Walter Scavolini. Non solo un taglio del nastro, ma anche un racconto, grazie ad un video emozionale della storia che ha accompagnato il palazzetto, poi musica, poesia ed uno spettacolo multimediale. Dopodiché riapriranno le porte a tutti coloro che vorranno osservare l'edificio, che resterà visitabile fino alle ore 21. Ci siamo quasi, giovedì 29 febbraio, compleanno di Rossini, inauguriamo l'Auditorium Scavolini. Alle 18, una struttura che restituiamo alla città per il turismo, per i convegni, per lo sport e ovviamente per la musica. Siamo molto contenti, ovviamente vi aspettiamo alle ore 18, ma vi aspettiamo anche il giorno dopo, venerdì 1 marzo, alle 21 di sera ci sarà una grande festa per Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, campione del mondo, vive a Pesaro da diversi anni, è cresciuto nel team di Valentino Rossi e gli daremo la cittadinanza benemerita perché siamo davvero contenti che sia cittadino della nostra città. Quindi vi aspettiamo giovedì 29 alle 18 e venerdì 1 marzo alle 21 con Pecco Bagnaia. Il 29 febbraio è una data molto importante, non solo perché è il compleanno di Gioachino Rossini, ma perché consegneremo alla città una struttura nuova. Una struttura nuova perché l'Auditorium Scavolini era il vecchio hangar, era il palazzetto dello sport, oggi sarà un luogo pensato per la cultura, per i convegni, per i dibattiti, ma anche per i concerti e lo sport. Un luogo che potrà ospitare 1380 persone nelle tribune, 380 persone in platea, un luogo completamente rinnovato. È stata una ristrutturazione profonda che ci ha consentito di andare a intervenire sulla parte strutturale, ma anche sugli impianti e sulla dotazione tecnologica, perché grazie anche agli ultimi interventi, investimenti resi possibili con la Città delle Tecnologie Emergenti, abbiamo implementato l'auditorium con una serie di dotazione innovativa e tecnologica che ci consentirà anche di andare a elaborare un contenuto artistico all'interno dell'auditorium. Il 29 lo apriremo alla città, l'invito è per tutti i curiosi, tutti i pesaresi, e poi inizieremo una programmazione di iniziative, di eventi importanti che si terranno da qui fino ad agosto, quando poi entrerà il Rossini Opera Festival.